nuovo video. Oggi sono super super felice di fare questo video perché non vedevo l'ora che mi arrivasse questo pacco. Allora, io ho collaborato qualche settimana fa con un'azienda che si chiama Tokyo Treat, che mi ha spedito gentilmente diciamo alcuni snack tipici orientali un po' particolari, veramente fighissimi. Cioè, a me piace tantissimo sperimentare, perché a me piace tantissimo mangiare a prescindere, quindi sperimentare questi nuovi gusti, queste nuove cose, adoro. E finalmente ieri mi è arrivato il pacco, quindi oggi subito ho voluto registrare il video. Allora, innanzitutto, ovviamente, per quanto riguarda l'azienda, vi lascio tutto giù nell'info box, sito dove potete vedere tutto, insomma, guardate l'info box. Allora, il pacco che mi è arrivato è questo qui, vedete, Tokyo Treat. Allora, in questo sito funziona che è un abbonamento di ogni mese, quindi mensile, e potete scegliere fra tre differenti taglie: la small, la regular e la premium. A me è stata inviata la premium. Ok, quindi andiamo ad aprire insieme, vi faccio vedere come si presenta. Allora, c'è innanzitutto il libricino, adesso faccio vedere, dove appunto spiega alcune cose e ci sono scritti tutti i prodotti che troviamo all'interno. Questa qui è la scatola di gennaio 2016 ed è bellissima, sono super contenta perché ha come diciamo come particolarità di questo mese i Pokémon, quindi io adoro, ho sempre giocato ai Pokémon da bambina su Nintendo, guardavo sempre i Pokémon, quindi adoro. E all'interno si presenta così. E adesso andiamo a mangiare una per volta queste cose. Vi dirò un mio voto da 1 a 10, quello che penso sinceramente. E direi di coccolino. Direi di tutti gli snack dalla scatola, in modo che ce li ho tutti sul tavolo e durante il video ne prenderò uno senza una determinata logica e assaggerò. Però prima di iniziare vi voglio dire che all'interno di questo box che mi è stato inviato ci sono due popping cooking. Che cosa sono? Allora, sono delle polveri in realtà che mischiate con l'acqua creano un qualcosa. Per esempio, questo qui dovrebbe dare delle caramelline, mentre quest'altro è una specie di dolcetto, tipo, non lo so, dall'immagine tipo zucchero filato, però non so che consistenza e che cosa abbia. Comunque, questi qua saranno mostrati in un altro video separato, uno per un video, uno per un altro, perché altrimenti ci metto un anno per farlo oggi. Quindi fatemi sapere giù con un commento quale potete vedere prima, se questo popping cooking o questo. Quale vi ispira di più? Scrivetemelo giù. Ok, quindi a parte queste due cose che tralasciamo e le faremo in un altro video, il resto penso che è abbastanza mangiabile adesso. Adesso intanto io guardo. Ah, poi una cosa, mi hanno regalato, cioè all'interno, siccome è dei Pokémon, c'è questo qua, che dovrebbe essere un Pokémon in realtà, però io non ricordo, cioè adesso lo apriamo. Io non ricordo sinceramente questo Pokémon, ma può essere che io sono un po' ricoglionita. Però è molto carino, è carinissima comunque l'idea, perché alcuni dolcetti che ci sono, proprio sulla scatola hanno Pikachu, i Pokémon, quindi è fighissimo e che io adoro. Vedete, è questo tizio, ma non so chi sia. E come lo apro questo? Ah, è stato facile, pensavo una cosa troppo difficile. E poi questo va messo qua sopra, penso. Vedete? Si è suicidato. Aspetta, devo fare una cosa. Io e il mio equilibrio, vedete, questo dovrebbe... Ciao belli! Yeah. È morto. Vabbè, comunque è carino. Non so che Pokémon sia, cioè, se lo sapete ditemelo, però non lo so. E quindi lo lasciamo qui. Perfetto, queste cartacce le possiamo buttare. Ciao. Ok. Allora, ho deciso di iniziare con delle cose da quelle che mi ispirano meno e quelle che mi ispirano di più le tengo all'ultimo. Quindi, quello che ho deciso di assaggiare adesso sono Pokémon Ramune 5 Pack. Ovvero, sono queste caramelle. Cioè, vedete che sono stupende con Pikachu, cioè, stupende. Allora, sono queste caramelle, questi pacchetti di caramelle. Dove abbiamo? Quelle all'ananas, al melone, alla Coca-Cola, poi aspetta che ce ne sono altri due, all'uva e alla soda. Quindi una per una l'assaggiamo. Allora, iniziamo da questa qui alla soda. Sa tipo di medicina, qualcosa di strano, non lo so. Non mi piace. Ha un sapore super chimico di medicina. Non mi piace per niente. Qua. Devo dire che iniziamo bene. Poi, assaggio questa qua all'uva.
Questa volta ho usato le forbici perché mi sono rotta la mano prima. Buono! Che bel colore! Sono tipo lilla, però non si capisce, però sono lilla, ve lo giuro. Queste sono molto meglio. Non mi fanno impazzire, ma proprio forse è la consistenza della caramella in sé che non mi fa impazzire. Però questa già poi ci siamo. Ananas, premetto che a me l'ananas non piace, quindi se non mi piacerà sarà principalmente perché non amo l'ananas. Molto bello. Già mi è arrivato uno delle ananas che sto per odiare. Io odio l'ananas. Allora, queste sono tipo gialline. Ma per piacere non ce la faccio. L'ananas non ce la faccio, è più forte di me. Cioè sicuramente saranno anche buone, però io non faccio testo, purtroppo non mi testo. Proviamo queste qui alla Coca-Cola, presumo siano marroncine. Sono super di Coca-Cola. Cioè durano. Ma secondo me è proprio la consistenza di questa caramella che si scioglie tipo granulino. Forse è un tipo di caramella che non piace a me, cioè come consistenza. Malissima. È gialla. 5. Non mi fanno impazzire comunque in generale queste caramelle. Proviamo l'ultimo. Questo qui è il melone, dovrebbe essere. Non sa molto di melone, sinceramente. Non sa di melone, sa. Mi ricordo sempre una medicina. No. 4. Ma in generale queste caramelle non mi piacciono per niente, cioè spero che me le farò perché proprio, no. Assaggiamo un'altra cosa che sicuramente non mi piacerà, così almeno me le tolgo subito. E queste qui sono delle gomme chewing gum all'ananas. Voglio morire, cioè quando all'ananas proprio le cose, cioè a me piacciono tantissimo le gomme, però cavolo all'ananas, cioè proprio il gusto che non mi piace. Ah, odore di ananas. Sono durissime. Vi posso assicurare che a chi piace l'ananas sono buone, perché hanno un buon sapore. Però non mi piace. Però gli do 6 perché non sono così fastidiose. Quindi la sufficienza, dai. Adesso andiamo ad assaggiare queste qui che si chiamano Chocoball, che dovrebbero essere praticamente i nostri M&M's, nel senso hanno il cioccolato e la nocciolina all'interno. Andiamo ad aprire. Mamma mia, un odore da ragidi, ho aperto solo la confezione. Cioè, un odore da ragidi assurdo. Ce la posso fare. Wow. Allora, questa qui sì, sembrano tipo M&M's. Sanno moltissime ragide. Buoni. Perché? Lo sapete perché? Perché non sono dolci. Cioè, si sente il cioccolato, però la ragida è molto salata, quindi c'è un bel contrasto col dolce e il salato. Mi piace tanto, per esempio. Non sono affatto male. Gli do 7, 7 e mezzo. Poi, adesso è il turno dei Pochi. Io li adoro. Sono ovviamente i nostri Mikado, una cosa del genere, ok? Questi qui sono al cioccolato, quindi super semplice. Hanno il biscotto fatto a grissino e il cioccolato. Penso che l'ho descritti abbastanza bene. Non c'è bisogno che vada a leggere. Ok. Ta-da! Ok, andiamo a aprire uno. Vedete, alla fine sembrano i Mikado nostri, eh. Il cioccolato è fondente. E a me non piace molto il cioccolato fondente. Però accostato con questo biscotto, devo dire che è buono. Poi questi sono proprio sfiziosi, cioè li mangeretti così. Non male. Sì, un po' sciacquare la bocca con questa bibita, che dovrebbe essere, innanzitutto si chiama Amazake, non lo so, High Quality Sweet Sake. Il sake dovrebbe essere una specie di bevanda alcolica tipica orientale, data da, dovrebbe sembrare tipo una birra, un vino, un qualcosa del genere, data dalla fermentazione del riso. Io mi sono andata a informare, però non lo so. Vabbè, non so, proviamo. Sono sicura che non mi piace, nel senso, a me non piace il vino, quindi se assomiglia al vino non mi piacerà. Se assomiglia alla birra non è che ci vado pazza, si la bevo ogni tanto, però non so se è frizzantino o meno. Il colore è tipo, adesso ve lo faccio vedere perché tanto lo metto dentro il bicchiere, ho portato apposta il bicchiere.
sembra tipo latte. Latte un po' scolorito. No, raga, puzza. Raga, puzza che baccora. Cioè, ma perché devo fare questa cosa? No, mamma mia, ma non ce la fai berlo con questa puzza che ti infesta proprio. Sa tipo di vino. No, no, raga, fa proprio schifo, zero proprio, ma zero così, no, no. Non c'è neanche un... dovrebbe essere dolce, secondo me non è dolce, è proprio... No, no, non prenderà mai neanche. Ok, mi devo rifare un po' la bocca perché... Beh. Adesso andiamo a assaggiare questo qua! Guarda che carino! Che si chiama Yokai Watch Fortune Vietnamese Curry. Ma che cazzo? Non lo so che cosa ho detto, raga, abbiate pietà. Dovrebbero essere... tipo patatine, forse, una cosa del genere. Boh, non lo so, adesso andiamo a assaggiare. Come si apre carino. Ok, andiamo a assaggiare questi così. Hanno un odore speziato, tipo... Non lo so, hanno un odore molto speziato. Questa qui è la cosa. Buone. Sanno tipo di pollo. A me il salato, ce ne dava. Sto buone. Adesso vedete già dalla bustina che questo colore rosso così, con questa faccina, tipo, vuol dire pizzico da morire, te farò morire, me taglio mentre mi mangi, praticamente questo. Vedete, qui si chiama Thailand Habanero Who Came Back. Sono delle patatine a forma di ring, come si dice in italiano, di anello. Praticamente al pepe, peperoncino, habanero, non so cosa sia, vabbè. Comunque, se dovrebbero far morire perché dice di tenete un bicchiere d'acqua vicino. Quindi ho il bicchiere d'acqua ovviamente. Raga, buonissime. Però mi sta salendo proprio il piccante. Proprio buone. A me non è che dispiace tantissimo il piccante. Però buone proprio come sapore. Perché sono belle speziate. Proprio che se ne faccio 3-4 di sale un po'. Proprio qua di sale un po' di peperoncino. Però sono buone. Buone. Oppe mezzo. Oppe mezzo. Però dobbiamo. Ultima cosa. Queste qui. Che si chiamano Yokai Watch Cutter Soft Serve Ice Cream. Dovrebbero essere delle patatine. Caramel corn si chiamano. Dovrebbero essere delle patatine al gelato. Una cosa del genere, da quello che ho capito. Boh, mi ispirano comunque. Mi ispirano tanto. Oh mio Dio, hanno un odore proprio di dolce, di gelato. Sono fatti così. Oh mio Dio. Sono buonissime queste. Sanno di... Cioè sembra che vi state mangiando il gelato alla crema, alla vaniglia. Così, però caldo, cioè nel senso non freddo. Buone. 9. Molto molto buone. Wow. Buonissime. Ti piacciono? Ho quello del zuccherino, molto buone. Ok ragazze, quindi il video è terminato. Io spero tanto che vi siete almeno divertite a guardarmi mangiare queste cose, perché alcune cose veramente, per esempio la bibita e le cose, l'ananas non è cattiveria, ma io non ce l'ho proprio fatta. Però io continuo a mangiare. Però devo dire che la maggior parte delle cose sono molto buone. Cioè sono molto sfiziose. A me piace mangiare così, schifezze proprio così. E devo dire che sono molto contenta di aver fatto questa collaborazione. Quindi se vi piace anche a voi come me assaggiare tutte queste cose strane così, vi consiglio di prendere anche solo la small, perché comunque il pacchetto è anche più piccolo. Però veramente devo dire che ne vale la pena. E niente ragazzi, quindi io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!